Nel 2023, Wellspect ha deciso di promuovere Sexability, il video podcast dedicato all'inclusione e al benessere sessuale delle persone con disabilità. La mission del progetto è realizzare un'iniziativa dedicata al valore dell'inclusione, anche in chiave di sostenibilità sociale, che sia in grado di generare un cambiamento positivo nella società. È noto che il progetto Sensuability, ideato nel 2016 da Armanda Salvucci e promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Nessuno Tocchi Mario, ha come obiettivo di abbattere gli stereotipi, i pregiudizi e i tabù sulla sessualità e disabilità, attraverso tutti i linguaggi artistici e l'uso dell'ironia. Una trasformazione costante che la dottoressa Salvucci porta avanti attraverso dibattiti, convegni, cortometraggi e podcast, concorsi e mostre, incontri nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche, quali ASL e ospedali, interviste e pubblicazioni per diffondere attraverso un nuovo linguaggio irriverente i principi su cui si fonda il progetto e rompervi i tabù. Sensuability nasce perché il tema ovviamente ha permeato tutta la mia vita e a un certo punto diciamo che c'è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso, che è stato un casting indetto da una regista famosa che cercava un nano che facesse tenerezza, un nano con disabile. La tenerezza ovviamente è lo stereotipo maggiore legato alla disabilità. Le persone con disabilità fanno tenerezza, possono al limite suscitare affetto, ma non essere persone sessuate e sessuali. E quindi ho deciso io, ho detto basta, adesso dico io come voglio essere rappresentata e come si debba parlare della disabilità. Ovviamente non rappresento tutta e non voglio rappresentare tutta la disabilità. Io parlo per me, per come voglio essere rappresentata io e per tutte quelle persone che si sentono rappresentate da questo tipo di idea della disabilità, che è un'idea della disabilità che non fa più pena, non fa più tenerezza, ma che sa che c'è una parte di gioia, una parte di felicità, anche perché, come dico sempre io, non è mia la frase, ci sono cose talmente tanto serie che se ne può soltanto ridere. L'obiettivo che voglio raggiungere con Sensuability è di abbattere tutti gli stereotipi, pregiudizi e tabù sulla sessualità e la disabilità. E lo facciamo con tutti i linguaggi artistici. L'obiettivo è proprio di avvicinare le persone a far capire che cos'è la disabilità e che non è quel mostro che hanno tutti descritto fino a poco tempo fa. E lo facciamo appunto con l'ironia proprio per questo, perché io con l'ironia e con la leggerezza avvicino le persone. Se io parlo della disabilità con dolore, pietismo e con tutta una serie di sentimenti che sono stati attribuiti alla disabilità, le persone le allontano. Io invece le voglio avvicinare perché voglio che non capiscano a livello razionale, perché conoscano. Perché i pregiudizi, i tabù e gli stereotipi sono dati dall'ignoranza e l'ignoranza è creata dalla paura. Se io non metto più paura o comunque se non faccio provare più paura alla persona perché la avvicino, dovremmo arrivare all'obiettivo. E ovviamente il target qual è? Il pubblico in generale, ma nello specifico le persone giovani, perché sono loro il motore del cambiamento. Io posso andare da una persona della mia età a dire tutta una serie di cose, però è molto più difficile perché è più strutturata. Io ci provo uguale e spero di riuscirci, ma con i giovani io ho più terreno fertile, anche perché hanno meno problemi e si fanno meno problemi di quanti ce ne facciamo noi. Diciamo che alla base c'è la sessualità come tema, non la sessualità e la disabilità. E sappiamo benissimo che in questa società, ma io allargherei un pochino, diciamo, all'Europa e al mondo,
quando si parla di sessualità ci sono una marea di problemi, paure, pregiudizi, dovuti anche alla propria sessualità interiore. Perché se uno è libero da un punto di vista sessuale, non crea problemi all'altra persona, non ha problemi con sé, non li crea neanche all'altra persona e vede l'altra persona come un essere sessuale, sessuato e desiderante. Il problema è proprio questo, che per una serie di motivi, attorno alla sessualità ci sono tutte queste paure. A me viene in mente sempre il film Il nome della rosa, se lo ricordate, si parlava della risata lì, la risata rende liberi, quindi ti fa ragionare e quindi è pericolosa per un certo tipo di potere. Secondo me la sessualità è la stessa cosa, perché la sessualità è un'energia vitale, è un'esigenza vitale, non è un diritto. E nel momento in cui tu sei libero di esprimerti, non sei più sotto controllo. E poi fondamentalmente perché il sesso è peccato, è considerato un peccato. Le persone disabili sono considerate essere angelicati, angeli, perché? Perché figurati se i disabili possono fare sesso, che è una cosa sporchissima. Siamo qua, siamo in questo frangente, in questa parte del tema. Sensibilità è una parola che mi piace, è bella, è morbida e l'ho scelta apposta. Soprattutto perché ognuno di noi può essere sexy. Basta mettersi una giarrettiera, un autoreggente, un corpetto. Ma essere sensuali è un'altra cosa. Essere sensuali è qualcosa che ti viene da dentro e che soprattutto ci arrivi nel momento in cui acquisisci una consapevolezza del tuo corpo, che nella disabilità è una delle cose fondamentali, perché il corpo è il grande assente nella sessualità e nella disabilità soprattutto. È più importante, secondo me, far emergere questo aspetto. E poi perché la sensualità è più fine. Attraverso Sensibility abbiamo voluto parlare di stereotipi e pregiudizi e tabù attraverso i linguaggi artistici. L'abbiamo fatto con un cortometraggio, lo stiamo facendo da 6 anni a questa parte con una mostra di fumetti, che però analizza tutte le varie arti, dal cinema, dalla pubblicità, dalla musica, la pittura e quest'anno le favole. Perché? Perché sono i maggiori linguaggi che veicolano stereotipi e pregiudizi. Il fumetto perché? Perché avvicina i giovani e perché attraverso il fumetto, attraverso l'immagine, arrivano immediatamente dei concetti che si vogliono far arrivare. Non c'è l'intermediazione della razionalità, arriva immediatamente. E come programmi futuri, come progetti futuri, abbiamo per il momento un film, quando troveremo i finanziamenti, e una mostra fotografica. Poi ci saranno tante altre cose. Il nostro obiettivo è di a un certo punto andare in vacanza alle Maldive, perché non ci sarà più bisogno di parlare di un film sulla sessualità e disabilità, di parlare di una mostra sulla sessualità e la disabilità, ma ci saranno mostre che parleranno di tutto, anche della sessualità e della disabilità, film in cui una scena di sesso con una persona con disabilità farà parte della storia, non deve essere messa lì per spiegare qualcosa, che non ci sia più bisogno di spiegare. Ma a quel punto noi ce ne andremo in vacanza, io non vedo l'ora. L'aspetto che mi piace sottolineare è quello dell'ironia, il linguaggio dell'ironia che noi utilizziamo e che quando abbiamo iniziato noi nessuno utilizzava. Perché? Perché alleggerisce, e disinnesca tutta una serie di situazioni, di sentimenti ed emozioni rispetto soprattutto alla paura della disabilità. E quello che mi piace appunto di conseguenza far conoscere al largo pubblico è proprio questo, che non è così drammatico come ce l'hanno fatto credere, che avere a che fare con una persona con disabilità non è così spaventoso, anzi, e che soprattutto mi piacerebbe che ci guardassero come persone intere,
ovvero anche con una parte sessuale, sessuata e desiderante.